perché è morta la regina, se no sono certo che Dago Spia avrebbe dato come prima notizia il fatto che è iniziato il Sakura Tour. Ragazzi, bracciami ancora, insieme al gruppo Galli hanno dato vita a un tour in giro per l'Italia. Praticamente portiamo nei ristoranti la selezione del gruppo Galli. Quella è buona, quella amarezzata, quella dove arrivano bistecche strepitose. Primo appuntamento qui in Abruzzo, provincia di Pescara, lo zio Barrett, Bussi sul Tirino. Piccolo paesino, ma che ragazzi non è piccolo per niente dal punto di vista carnivoro. Oggi viviamo insieme questa prima serata, vi faccio vedere i protagonisti, gli ospiti, vi racconto come è stata strutturata e soprattutto vi racconto quello che andiamo a mangiare. Ovviamente gli ospiti sono già arrivati e noi piano piano, cercando di non rompergli troppo le palle, andiamo a vedere che se mangiano, ok? Vi spiego ragazzi, nello stagionatore è parcheggiata la Sakura Anami. La Sakura Anami è la selezione top che fa il gruppo Galli. Fa dell'amarezzatura ragazzi il suo punto di forza e stasera il proprietario di questo ristorante ha invitato 20 dei suoi migliori clienti per fargliela assaggiare. Ma non mangeremo solo il bisteccone, abbiamo studiato un menù proprio ad hoc. Buona serata! Ragazzi, lui è il proprietario di questo locale. Bravo Marco, hai messo su una bella situazione. Soprattutto ci voleva del coraggio a mettere la sua Bussi sul Tirino 2400 anni, è vero? Cosa dire? Grazie, ringrazio Michele che ci sceglie sempre, ringraziamo il gruppo Galli, solito la Pippona, Che cazzo ti ho fatto questo Pippone? Vabbè, ve lo volevo presentare. Un locale bello c'ha anche una proprietà bella, ok? In questo caso con idee belle, idee fighe, idee innovative. E lui è la faccia, l'anima, il cuore di questo locale, oltre a dei collaboratori fighissimi. Grazie, okay. Grazie mille. Ok, grazie. Sì. Questo signore invece lavora per il gruppo Galli, è un selezionatore di carni. Che carne hai portato oggi qui? Oggi abbiamo portato questa serata? Oggi abbiamo portato tre selezioni, Michele, pazzesche. Vabbè, oste, com'è il vino? È buono. Ma fai una cosa, tu a fine serata vai in giro per i clienti e vai a chiedere, la conferma di quello che ti ho detto. Ok, va bene. La carne è pazzesca. Okay. Super infiltrata, partiremo con tartare, burger, picagna e anami. Perfetto. Buon appetito. Il menù di questa serata ragazzi è stato creato dalla nostra chef Paola, che conoscete benissimo, e ovviamente tutta la cucina, lo staff di Zio Bar, il tuo ristorante. Ciao, ciao Pa. Quanto tempo? Quanto tempo? Stavo dicendo che hai studiato insieme alla brigata dello Zio Bar un menù ad hoc. Sì. No, questa è la tartare. Questa è la tartare? È appena uscita, sì. Aspettava solo me? Mentre io la mangio tu la spieghi. Ok, allora io ho idea del menù, però do libera interpretazione, sì, ai ristoranti dove andremo ad interpretare i vari piatti. In questo caso la tartare è stata interpretata in una maniera ottimale dai ragazzi qui della cucina. Piacere, Nicolas. Com'è? Buona, incredibile. Okay. Però aspetta, per la tartare che pezzo di carne avete preso? Che avete la preso? La costata di Sakura. Hai fatto la tartare con la costata di Sakura. Hanno osato, sono stati coraggiosi. Però dopo continuiamo con un hamburger, stessa cosa. L'hamburger di Sakura, un hamburger da 226 grammi, quindi non si tratta del solito hamburgerino piccolino che spesso si trova in giro. E quindi daranno libera interpretazione, hanno fatto un panino italiano perché c'è il bianco, il rosso, il verde. No, Paolo, comunque io ti capisco, perché io vivo la stessa sensazione tua, nasce brutti è una cosa terribile, guarda, famose solidarietà, ok? L'uno con l'altro, ok? Dove stiamo andando adesso? Adesso andiamo in postazione griglia. Sì. E adesso inizia ragazzi forti, c'è la picagna. Picagna e poi bisteccone. Una bella costata. Ragazzi, tocca farsi autorizzare qui, Tocca farsi autorizzare dal Bob Sinclair della Marsica. Ciao, ma assolutamente ci mancherebbe. Senti, allora, questa è la tua postazione. Ragazzi, dovete sapere una cosa, nessuno esce vivo dalla postazione del Bob Sinclair della Marsica. Bob, noi è siamo, noi possiamo uscire da questa postazione
cucine e raccontarmelo, pensa, grazie. Queste sono le bistecche che ci mangiamo stasera. Paola, ricordami un po', selezione? Selezione, questa è Sakura Hanami. Hanami è il top dell'amarezzatura. È il top dell'amarezzatura, il top di gamma. Scusa Paola, per essere così budinose, che è successo? Innanzitutto questa l'hanno messa a stemperare e poi questa è una carne altissimamente frollata, come vedete, guardate qua. Bella, guardate ragazzi che opera d'arte. Io ho girato il mondo, ho visitato pure qualche museo, ma tra questa e la Gioconda io mi emoziono di più a vedere questa. Tu sai dove sta la Gioconda? Dove sta? Bravo, là vicino, bravo, ci sei andato vicino. Ci sei pure tu. Ci sei andato vicino. Bellissimo, guarda, io ci abito a Parigi. Questa cottura rigorosamente? Questa cottura rigorosamente al sangue questa. Ti vedo, che vuoi una cottura ben cotta. No, no, no. Se vuoi una cottura ben cotta, sai che fai? Te ne vai al Lidl, ti pigli le sottilette e te le cuoci bene, concordi? Non venire qui. Esatto. Come li accogli quelli che vogliono la cottura ben cotta? Fuori da qui. Perfetto, chiamando il taxi. Lascio la parola e la griglia a questi due grandi professionisti e ci cuociamo la picagna e poi questa. Esatto, anche perché qua la brace si sente, senti l'inferno, senti. Questa è la picagna invece? Vabbè, pezzettino un po' più piccolino. Ragazzi, la picagna, per intenderci, è la chiappa della mucca, giusto? La chiappa, sì, no? È la chiappa della mucca. E questo, ragazzi, questo dito di grasso è quello che rende particolare la picagna. Famosa perché in Sud America la cuociono con la spada, qui come la cuociamo? Con la griglia così. La griglia, semplice. Viene bene. All'italiana maniera. All'italiana maniera, viene bene lo stesso. Ok, ho finito di lavorare, eh? Ora vi lascio a voi il lavoro. Ciao. Eccolo qua, eccolo qua, grazie, grande. Oh, è arrivato questo, è arrivato assaggiato, cioè. Dai, vuoi la parte col grasso o senza grasso? Vabbè, il grasso te lo lascio a te. E per un po' non te l'avrei mai dato. Lo sapevo, perciò. Questo è proprio portarci quanto è buono. Bello deciso il sapore. Tendenzialmente la picagna come taglio è abbastanza si sente, insomma. Mortacci quanto è buono. Bob, senti una cosa, qui in Abruzzo come dite quando una cosa è tanto buona? Fregato. Favoloso. Allora, tu stai a supervisionare la cucina, sì. Tu stai a supervisionare le bistecche, sì. Stai a supervisionare tutta la serata, sì. Poi fai un giro tra i tavoli e vedi, sì, come va. Perché tra un po' arriva il bisteccone con lo zizzello. Sì, arriva la regina, come ho detto. Ma io vai da sola, perché tanto sei grande e grossa, ce la fai. Allora, loro mi stanno corrompendo. È un tavolo che corrompe. Fra l'hamburger e la picagna, cosa avete preferito fino adesso? Io l'hamburger perché l'ho trovato veramente molto equilibrato. Il piatto che ho preferito fino adesso è la tartare. Picagna. Sì, Vilmo ha messo sulla brace 5 bistecconi che verranno poi sezionati e dati agli ospiti. Si è alzato un profumo strepitoso. Grande Vilmo, perché come tutti i grigliatori lavora di fronte a 700, 800, 900 gradi, l'atmosfera è bellissima, massima concentrazione, non vedo l'ora di assaggiarla. Ragazzi, la cena non è finita, il nostro Sakura Tour non è finito, perché manca questo. Se ho capito bene Paolo, questo, sì, è un fagottino, una ricetta tipica abruzzese, come si chiama? Esatto, crespella. La crespella, praticamente l'esterno è tipo se fosse crepe, acqua e farina. Dentro che c'è? Farcito con un ragù al Monte Pulciano, un tipico vino abruzzese. Sì, e il ragù è fatto con la Sakura. Con carni dry age, principalmente di Sakura. Benissimo. Per dargli il tocco in più si è deciso di finirlo sulla griglia. Sì, per dargli quel tocco di affumicato. Allora ovviamente viene completato con altri aggiustamenti, sì. No, c'è una salsa al pecorino, vabbè, poi ve lo facciamo vedere. Però volevo mangiarlo così, caldo, vai, caldo, vai, caldo, vai, crescito, vai, dalla griglia. Buono. Ma secondo te, uno nuovo qua la faccia, poi vedi tutto sto piatto. Ma perché no? Davvero? Bravo Paolo, bravo, complimenti. Era buono la cena, ragazzi.
Ragazzi, la serata volge al termine. Sono stati bene i nostri ospiti, sì. Si sono mangiati tutto, sì, hanno lasciato solo l'osso. No, è piaciuto veramente tutto, la serata è andata benissimo. Sei soddisfatta? La prima serata è andato tutto liscio. Non lo promuovi questo ristorante? Lo promuovo. Promosso, il zio bar è promosso. Promosso. Dunque ragazzi, è rimasto solo un mignè, praticamente ora te lo smezzi con me? Va bene, assaggiamo. Dai, avanti, il dolce di fine serata. Bello, però è sfragnoso. Buono pure questo, io lì, posso già? Vuoi finire? Vai. Ah, te do un bocca? No, vuoi no. Il trenino o l'aeroplanino? No, già mai! Buono. Ragazzi, allora, si chiude così la prima tappa del Sakura Tour. Allora, voleste partecipare a questi eventi, volete coinvolgere il vostro ristorante, ci contattate. Michele@abbracemiancora.com oppure su Instagram. Lo zio Barrett è stato veramente bravo, complimenti. Senti Paola, che fai? Torni a farmi compagnia nei prossimi video? Vediamo. Ah, vabbè, questa se la tira pure. Ragazzi, spero di avervi soddisfatto e raccontato tutto quello che potevo raccontare di questa nostra prima esperienza. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!